con nessuno. Chissà dove sono finiti tutti. Ma, e dire che avevo messo anche gli occhiali per vedere meglio, ma lo stesso, non ho trovato nessuno. E dire che c'erano tanti bambini una volta, quando io insegnavo a scuola. E già, sapete come mi chiamo io? Mi chiamo Auricchio, il vecchio maestro del paese. Oggi la gente, tante volte, sta in casa o va via dei grandi viaggi. E qua, mi si danno i poveri vecchi, chi si resta? Nessuno, solo un focolare spento. Non c'è legna, non ci si può scaldare. Ma quando ripenso delle volte a una storia che mi raccontava il mio babbo, allora mi sento tutto contento, anche se sono solo. Le storie fanno una buona compagnia. Come iniziava quella storia là? Se ci fossero i miei vecchi alunni di un tempo gliela racconterei, ma non mi ricordo più. Gliela ho raccontata oppure no? Ma. Dunque mi sembra che cominciasse così. Ah sì, c'era in un paese strano, abbastanza fantastico, perché queste cose succedevano solo lì, immancabilmente. Abitavano due falegnami, ormai tutti e due pelati come me. Allora, uno si chiamava Antonio, ma lo chiamavano tutti ciliegia per via del suo naso rosso, molto grosso, gli piaceva avere un po'. Qualche volta anch'io un po' di buon vino bianco me lo concedo. E un altro falegname, anche lui anziano, pure con la parrucca, ma la sua parrucca era proprio povera e tutta speracchiata e gialla. Lo soprannominavano Polentina, cioè piccola polenta. E quando lo chiamavano così, si arrabbiava tanto. Un giorno, Polentina, e il suo nome vero era Geppetto, pensò di andare a chiedere un pezzo di legno al suo amico ciliegia. E vedete cosa accade. Avanti, vieni, chi sei? Entrò ciliegia. Oh, Geppetto. Ciliegia, ma cosa fai qua solo in casa? Ho bisogno di chiederti un favore. Ma vieni, amico mio, stavo giusto per venire da te. Volevo farti un regalo. Ah sì? Guarda, c'è questo pezzo di legno. Non sai cosa mi è capitato prima. Volevo costruirmi una bella gamba nuova per il tavolo. Se la sono mangiata i topi e non sta più bello dritto. Prendo questo pezzo di legno che avevo in serbo da tanto tempo, lo metto sul tavolo da lavoro e comincio con l'accetta a dargli un colpo per cominciare ad ingrossarlo. Ma a un certo punto sento: ehi, perché mi fai male? Guardo, apro la maglia, apro il cassettone, non c'era nessuno. Allora dico, me la sono figurata io questa voce, e riprendo la botta. Ma di nuovo un altro colpo di accetta, ai, cosa fai? Mi spavento proprio. Allora dico, ma o io ho le trabecole o ci sono i fantasmi. Non sapevo come fare, mi asciugavo il sudore. A quel punto, non mi resta che fare, mi metto a cantarellare e volevo finire la gamba del mio tavolo. E così, mentre canterello di nuovo, ehi! Insomma, a quel punto ho detto basta, basta, non ne voglio più sapere. Ma veramente, al legno così portentoso che parla? Sì, sì, Geppetto, veramente. E perché non me lo regali? Che almeno mi ci faccio un burattino simpaticissimo. Così bello che nessuno l'ha mai visto che possa cantare, ballare e saltare. Ah, ma sì, ma prenditelo pure questo legno. Come lo prende in mano, Geppetto dietro se ciliegia. Non mi toccare! Guarda, ciliegia,
Ma hai detto che mi dai il legno? Eh sì, certo. Mi hai detto non mi toccare. Ma non sono stato io. È stato il legno. Ma sì, certo, adesso chiedo a te che legno parli. E insomma cominciano a litigare e si rimproverano di tutte le cose del passato, finché a un certo punto vengo anche alle mani e vanno a finire a terra. Dopo un po' dicono, ma che stiamo facendo? Stiamo litigando come fossimo due giovanotti e invece siamo due vecchi. E già, lo diceva proprio io, si chiede. E allora Geppetto dice, beh, dammi questo legno, me lo porto a casa. E se ne va a casa sua. Entra nella stanza e appoggia il legno sul banco da lavoro. Comincia a lavorarlo con la pialla e a un certo punto sagoma la testa e gli dipinge un bel paio d'occhi. E quegli occhi lì sono veramente tondi, tondi e come li ha terminati cominciano a girare da tutte le parti. Oh, ma veramente questo legno è particolare. E come si può fare? Ma sì, ne posso tirar fuori veramente un burattino. Prima dicevo per scherzare, ma adesso le cose si fanno serie. Quando comincio a fargli il naso, un altro fatto straordinario, il naso comincia a crescere, e lui lo taglia, poi cresce finché a un certo punto si accordano su una certa misura. E braccia. Adesso ci vuole un bel paio di braccia, gli fa le braccia, le mani tutte snodate e poi le gambe e finalmente i piedi. Ma ci vorrebbe anche una bocca. Gli dipinge la lingua e subito il burattino gli fa una bella linguaccia. Oh mamma, ma ti accorgi che sei maleducato? Fai la linguaccia al tuo babbo? Mi sa che ti metterò un nome di quelli tremendi, ti chiamerò Pinocchio, così impari. D'altro canto ho conosciuto una famiglia tutta di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchi i figli. Lo sai, il più ricco di loro ce l'ha neanche i soldi delle rosa. Comunque, così fu. Adesso, Pinocchio, andremo a camminare un po', perché sei lì fermo da tanto tempo. E quindi prende il burattino, lo appoggia per terra, ma Pinocchio resta fermo. Ma come non cammini? Su, sei già bello grande, sei già cresciuto in un colpo. Avanti, cammina. Non riesco a camminare, ho le gambe tutte aggranchite, gli risponde Pinocchio al suo babbo Geppetto. E allora Geppetto dice, dai, burattino mio, vieni qua, dammi la mano, ti aiuto io. E Pinocchio comincia a camminare i primi passi. Quando prende sicurezza, il papà, ripeto, lo porta fuori e per la strada, chop, 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 coi piedi di legno, facevano un rumore veramente assordante sul selciato della strada. Ma quel burattino tutto nudo comincia a far ridere la gente. E a un certo punto si crea confusione, tanto che arriva un carabiniere. Grande, con le gambe larghe, si para davanti. E dice, cosa fa questo pezzo di legno? È il mio burattino, mio figlio. Ma quel bambino lì comincia a correre e a tirare la giacca e i pantaloni alla gente finché il carabiniere cerca di afferrarlo, ma la prima volta gli passa sotto le gambe. A quel punto il carabiniere comincia a perdere le staffe e ha un'idea. C'era quel lungo naso, lo piglia per il naso, lo blocca. La gente dice, ah, questo burattino sembra quasi un bambino, ma con quell'uomo lì cosa ne farà lui a casa? Lo tratterà bene, lo tratterà male? E cominciano a dubitare del povero Geppetto, perché l'avevano visto nudo sto burattino, c'era freddo. Sembra un buon uomo Geppetto, diceva la gente, ma invece non si cura di suo figlio. E allora il carabiniere lascia Pinocchio e piglia Geppetto e se lo porta in gattabuia. Vieni qui con me, ma devo pensare al burattino. No, 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 tu questa notte sei in gattabuia nella caserma dei carabinieri. E così il povero Geppetto si ritrovò al freddo con la sua misera giacchetta sulle spalle.
in gatta buia. Intanto Pinocchio era tornato a casa. Cosa farò qua da solo? Cosa farò? E vide, sedetosi vicino al camino dove la fiamma era solo dipinta sul muro, che c'era la pentola col fuoco spento e una pera. Allora la prese e cominciò a mangiarla. E poi disse, ma io ho freddo, come faccio? E vide che c'era un po' di legno. Lo mise nel focolare e con un po' di fatica riuscì a accendere la fiamma. E vi si mise coi piedi vicini, vicini. A un certo punto, col tepore, cominciò ad addormentarsi e non si accorse di nulla. Intanto si fece mattino e Geppetto fu rilasciato dai carabinieri e poté tornare a casa molto mortificato, povero vecchio, molto mortificato. E allora entrò in casa. Qual fu il suo stupore quando vide che i piedi di Pinocchio stavano fumando? E c'era il gran pericolo che bruciasse tutta la casa, sapete, a lasciare il fuoco acceso coi piedi arrosto. E così prese il burattino, lo mise da parte, lo mise a sedere di nuovo sul banco da lavoro e disse, ma un burattino mio, cosa mi hai combinato? Sono stato via una notte per colpa tua e adesso ti trovo coi piedi bruciati. E come facciamo? E Pinocchio, oh babbo, babbo, non lo faccio più, ti prego fammi ancora un paio di piedi. E il babbo, che era molto buono, e lui sì che voleva bene ai bambini, in verità, prese l'ultimo pezzo di legno che gli restava e gli preparò due bei piedini e lo sistemò bene come era prima. Fine del primo episodio.